della RAI che invita i giovani ad andare all'estero perché ci sono tante opportunità. Ma noi non glielo lasciamo questo paese, sarebbe troppo facile. E non c'è la fuga dei cervelli, e non è che quelli intelligenti sono andati via e quelli scemi sono rimasti qua, perché il cervello ce l'hanno tutti gli esseri umani indistintamente e funziona benissimo. E le variazioni sono minuscole e ognuno ha il suo talento. E non esistono persone stupide, esistono solo persone che si fanno spaventare e riescono a perdere fiducia nella loro intelligenza e nella loro dignità. Basta. Voilà. Cominciamo. Grazie a tutti, partiamo da questo. Grazie a tutti per l'eccezionale attenzione a questo evento di oggi. E abbiamo ricevuto più di 500 richieste per partecipare, purtroppo la sala è quella che è, ma visto l'ottimo lavoro che sta facendo di diffusione anche Sabina Guzzanti in giro per l'Italia, siamo certi che arriverà a quante più persone possibili. Un film che, come avete visto, è in realtà è come leggere un libro di storia, la storia del momento più tragico probabilmente della storia d'Italia, che purtroppo lascia degli strascichi che condizionano tuttora la vita del nostro paese. L'obiettivo quindi di questo nostro evento, di questa proiezione di oggi, è non abbassare mai l'attenzione, anzi rilanciare quello che è stampa, media, censura, perché purtroppo si parla anche di questo a volte, bloccano, ovvero la diffusione delle informazioni relative alla trattativa Stato-mafia, e riuscire a fare uscire dal buio questo ambito così complicato, così complesso, ma per fortuna reso comprensibile da film come appunto La Trattativa. Io, guardando il film, oltre a sentirmi coinvolto emotivamente, mi sentivo realmente preoccupato. Perché preoccupato? Perché oggi mi sembra di rivivere un po' quello scenario che c'era nel 92. Io ero piccolino nel 92, ma stavo a Palermo, sono di Palermo, e quell'aria lì la respiravamo profondamente e ci ha condizionati. E rivivere questi momenti, come quelli che stanno coinvolgendo il PM di Nino Di Matteo, con il famoso tritolo che sarebbe arrivato a Palermo, mi fa capire ancora di più che dobbiamo diffondere, dobbiamo parlare di mafia, perché chiunque abbia lavorato sulle tematiche relative alla mafia sa che è importante combatterla ovviamente con ogni mezzo, ma è soprattutto importante parlarne, far capire che il condizionamento mafioso è qualcosa che parte dal combatterlo a livello culturale, che è il momento che ha coinvolto di più noi palermitani. Dopo le strage del 92 è stata proprio la rinascita culturale che c'era in tanti giovani che volevano cambiare la storia del nostro paese. Avete visto delle immagini vere, le immagini della Palermo subito dopo gli attentati, di una Palermo che urlava contro la politica durante i funerali di Falcone e Borsellino, di una Palermo che si era resa conto che Falcone e Borsellino erano stati uccisi, prima ancora dei processi, erano stati uccisi dalla politica, perché come diceva lo stesso Falcone, un servitore dello Stato muore quando lo Stato lo abbandona, non quando la mafia sceglie di ucciderlo. E allora io ho vissuto in modo tragico negli ultimi 20 anni il fatto che da un parlarne frequente, diffuso, dopo gli anni delle stragi, si sia tornati nel silenzio, si è ripiombati nel silenzio. Un silenzio che probabilmente immagini come quelle di questo film ci chiariscono, un silenzio creato ad arte, da questo incontro, da questa trattativa tra lo Stato e la mafia. Purtroppo siamo ancora in una condizione drammatica, perché quello che si è creato nel 92, nel 94, poi con la nascita di Forza Italia, è ancora vivo, perché gran parte di quello scenario fa parte ancora oggi della nostra politica. Noi oggi abbiamo fatto questa provocazione, ma credetemi che non era nata come tale. Noi abbiamo invitato Violante, Mancino e Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, a essere qui con noi in prima fila oggi, perché ci sarebbe stato davvero utile parlare con loro e fargli quelle domande che evidentemente non hanno mai, alle quali non hanno mai risposto. La domanda più importante alla quale probabilmente il nostro Presidente della Repubblica, a differenza di quanto dice il suo ufficio stampa, non ha risposto è: cosa erano quei famosi accordi
di cui si parla nelle telefonate intercettate con Mancino. Noi avremmo voluto qui che il nostro Presidente della Repubblica ce lo chiarisse, probabilmente è rimasto bloccato nel traffico, d'altronde parliamo soltanto di trattativa Stato-mafia oggi, quindi niente di importante per il nostro Paese. Io da politico oggi, sentendomi un cittadino, sogno e sognerei una politica che quantomeno non sia di impiccio alla giustizia, quantomeno non sia di impiccio alla giustizia, perché quel papello famoso che abbiamo visto, lo abbiamo visto continuare anche quest'anno nella nostra legislatura dentro le stanze romane, con abbassamento delle pene ancora, distruggendo quello che era il sogno di Falcone, che era riuscito a raggiungere con parte della magistratura nel 92, prima che venisse ucciso per questo, probabilmente anche. Allora, io ringrazio voi che siete qui oggi, perché siete persone che avete scelto di aprire la vostra mente a qualcosa di veramente complesso ma fondamentale per il nostro Paese, e vi invito, vi prego di diffondere a quante più persone possibile la conoscenza che avete oggi, qualcosa in più che avete acquisito oggi sulla trattativa e che potete acquisire continuando a studiare queste tematiche che sono veramente complicate ma fondamentali. Perché io credo che una cosa su tutte è certa: la mafia uccide, ma il silenzio e l'ignoranza seppelliscono le persone. Noi non possiamo più stare in silenzio. Io vi ringrazio e lascio la parola alla regista di questo film, Sabina Guzzanti. Grazie. Innanzitutto grazie infinite per questa iniziativa, perché appunto questo film, come forse sapete, è uscito nel totale silenzio, non c'è stato nessun dibattito sui giornali, nessuna trasmissione televisiva, a parte Santoro, ci ha invitato, Fazio ci ha detto subito di no. Abbiamo chiesto a Ballarò, ci hanno detto che dovevamo parlare col capo struttura, che non si è mai visto al mondo che per essere ospitati dovevamo scrivere una lettera tipo a Babbo Natale. E l'abbiamo scritta, e ci hanno risposto che erano prima interessati e poi dopo poco ci hanno risposto di no. Porta a porta ci ha risposto che prima erano interessati e poi ci hanno detto che erano molto impegnati con l'ISIS e le guerre, che si sarebbero dedicati solo a quello, avevano deciso. Sui giornali, quando è uscito il film, non è uscito nulla, e quel pochissimo che è uscito, parliamo di trafiletti, di critici assolutamente, ovviamente incompetenti sulla materia, è stato relegato alle pagine degli spettacoli, cioè si è fatto finta di nulla, nonostante il film sia uscito in un momento in cui il tema della trattativa era in prima pagina tutti i giorni. Paradossalmente il fatto che Napolitano dovesse testimoniare ha seminato il terrore nei nostri media, che sono già così naturalmente terrorizzati per conto loro, ma l'idea che appunto ci fosse questo risvolto di un possibile coinvolgimento di Napolitano, che tra l'altro nel film è coinvolto pochissimo, nel senso che io ho fatto, mi sono riproposta di fare un film rigorosissimo in cui si dice soltanto quello che si può dire senza cedere a nessuna tentazione polemica. Non ho menzionato nemmeno il fatto che Napolitano ha fatto distruggere le intercettazioni, perché avrebbe voluto significare, insinuare che in quelle intercettazioni c'era qualcosa da distruggere, quando è la stessa procura di Palermo che ci dice che non c'era niente di importante, quindi perché fare una polemica inutile. Quindi io sono stata onestissima e ho confidato, non ingenuamente, ma perché non posso, credo che non ci sia altra strategia possibile che quella di fingere che siamo ancora in una democrazia e comportarci di conseguenza, di fingere che ci sia un dialogo possibile, che ai direttori dei principali giornali, che ai giornalisti, che all'opinione pubblica debba interessare un tema del genere. Perché quando si parla di trattativa ci vogliono sempre far credere che si tratti, che l'argomento sia il fatto che lo Stato a un certo punto avrebbe fatto alcune concessioni alla mafia in cambio della cessazione delle stragi, infatti poi citano Moro, citano altri casi analoghi, quando invece il tema è assai più grave
si tratta del fatto che in un momento in cui questo paese stava finalmente crescendo e c'era finalmente la possibilità di liberarsi dalla mafia e dalla corruzione, la nostra classe dirigente si è servita della violenza e delle stragi per conservare il potere, per conservare i loro interessi economici e in qualche caso anche per conservare la loro vita. Di questo si parla quando si parla di trattativa e si parla del fatto che la nostra classe dirigente attuale è figlia di quel patto scellerato. E lo vediamo dal fatto che fino alla trattativa avevamo più di uno schieramento politico, gli schieramenti politici perseguivano obiettivi diversi, mentre dopo la trattativa e quel patto che i fatti ci dimostrano che c'è stato, i due opposti schieramenti hanno invece perseguito lo stesso identico progetto politico, ovvero quello di indebolire la democrazia, indebolire il Parlamento, indebolire il voto con delle leggi elettorali truffa, indebolire la giustizia, indebolire l'istruzione pubblica, indebolire tutti i fondamenti della democrazia per ridurre questo paese come è ridotto oggi, ossia un paese che non è tanto la questione del collasso economico che poi non si capisce nemmeno se c'è o non c'è. Ogni tanto sul Sole 24 Ore scrivono che tutto sommato il debito pubblico italiano non è neanche così male, che la Germania sta messa peggio, la Francia sta messa peggio. Ma è la crisi morale, il fenomeno più eclatante e desolante di questo paese. Il fatto che tutte le volte che io giro, ora il film... avendo avuto questo tipo di non promozione, è sparito dalle sale prestissimo, è stato in sala soltanto 10 giorni. Tenete presente che io per farlo ci ho messo 4 anni, e non ci ho messo 4 anni perché è stato difficile fare le ricerche, ci ho messo 4 anni perché non ho trovato nessuno che l'abbia finanziato. E quando alla fine ho fatto richiesta al Ministero degli Interessi Culturali, di come cavolo si chiama, beni del non solo mi hanno dato i soldi, non solo ho dovuto sostenere il colloquio anche davanti alla moglie di Antonio D'Alì, che era stato assolto mezzo prescritto e mezzo assolto una settimana prima per gravissime questioni comunque inerenti alla mafia, non solo non ci hanno dato i soldi, ma nemmeno l'interesse culturale, che invece hanno dato a dei film di Natale, impedendoci anche di avere delle piccole agevolazioni fiscali. Quindi fare questo film è stata una fatica immensa, è stato fatto col sacrificio di tantissime persone. Tutte persone che hanno lavorato... No, grazie. È stata anche una gioia, assolutamente. È stato un film che rifarei oggi pomeriggio, finito il dibattito. Però voglio dire, è stato un film sacrificato anche questo alla ragion di Stato ed è stato impedito agli italiani di vederlo fondamentalmente. Perciò immediatamente si sono attivati alcuni cittadini, adesso stiamo facendo ci sono tante persone che se lo distribuiscono da sole, che organizzano delle proiezioni, stiamo organizzando delle proiezioni delle scuole, se scrivete su Facebook, sul blog, eccetera, cercheremo di distribuirlo. Comunque per fortuna appunto un film è l'unico vantaggio del cinema, insomma, che è una cosa che resta là per sempre e quindi non c'è modo di distruggerlo adesso. Corna facendo, non vorrei suggerire. Esatto. Io dei DVD ce l'ho, insomma, a casa. Delle copie ce l'ho. E quindi, voglio dire, continueremo a distribuirlo in questo modo e sono sicura che nel momento in cui questo film potrà essere visto e digerito e discusso serenamente, potremmo dire che questo paese è finalmente cambiato. Quindi, se non altro, potrà essere utilizzato come cartina di tornasole per vedere se ce la facciamo a cambiare o no e se ce la facciamo soprattutto a uscire da questa idea che non ci sia speranza. Perché io tutte le volte che incontro gli spettatori, è peggio quando... peggio quando incontro i ragazzi di 17-18 anni, peggio, la loro reazione è quella di dire non tanto non possiamo fare niente, tanto non c'è nessuna speranza, tanto le cose non possono cambiare, con dei professori bastardi che confermano e dicono no, non potete cambiare, non potete fare niente, è proprio così.
Come hanno fatto a convincerci di questo? Questo è il punto, anche il motivo per cui appunto abbiamo tutti una sì, informazione, diciamo tante informazioni, paura, terrore, paura di perdere il posto, abbiamo perso tutti i diritti, sappiamo che se uno apre bocca ti fanno fuori e sappiamo che è anche difficile avere solidarietà. Per questo appunto ringrazio il Movimento 5 Stelle, anche perché rappresenta indubbiamente l'unica occasione di speranza in questo momento in Parlamento per le battaglie, per aver difeso la legge sul voto di scambio, per esempio. Cioè, che dubbi dobbiamo avere su una classe dirigente che cerca di rendere le pene sul voto di scambio più basse possibili? Tra l'altro uno di quelli che ha proposto con l'inganno una variazione subdola a questa legge è lo stesso Mattiello che ha proposto un'interrogazione parlamentare sulla locandina del mio film, sostenendo che era offensiva, e ha sostenuto anche che Don Ciotti era d'accordo con la sua proposta, facendo naturalmente arrabbiare molto Don Ciotti, e quindi insomma sono contenta di essere qua e cerchiamo di cambiare, ma la dobbiamo cambiare assolutamente, cioè non possiamo regalare l'Italia a questi, è proprio escluso. Per quanto ho visto adesso c'è anche uno spot della Rai che invita i giovani ad andare all'estero perché ci sono tante opportunità, ma noi non glielo lasciamo questo paese, sarebbe troppo facile, e non c'è la fuga dei cervelli, e non è che quelli intelligenti sono andati via e quelli scemi sono rimasti qua, perché il cervello ce l'hanno tutti gli esseri umani indistintamente e funziona benissimo. E le variazioni sono minuscole e ognuno ha il suo talento. Non esistono persone stupide, esistono solo persone che si fanno spaventare e riescono a perdere fiducia nella loro intelligenza e nella loro dignità. Basta. Voilà. Grazie Sabina. Ora entriamo un po' dentro quello che è la vera lotta anche alla mafia. Sapete che c'è un organo che si chiama Commissione Antimafia qui in Parlamento, di cui fanno parte due colleghi che abbiamo qui presenti oggi, e do quindi la parola a uno di questi, ovvero Riccardo Nuti. Buonasera a tutti, cercherò di essere molto breve, anche perché dopo questo film penso che ci siano ben poche cose da dire, se non magari da ricordare. Ecco, secondo me, io sono nato e cresciuto a Palermo circa 33 anni fa, e uno dei problemi principali è sempre stato che la mafia viene ancora concepita, purtroppo, sempre meno per fortuna, come semplicemente un'organizzazione criminale che basa, diciamo, il tutto sulla prepotenza, sul non rispetto delle regole, e che è caratterizzata da uno scarso livello di istruzione. E quando magari si dice che non è più così, che c'è stata un'evoluzione, ancora ci si sorprende di queste affermazioni. E secondo me la riflessione che va fatta invece ci può aiutare a trovare quella speranza e quella strada che diceva Sabina Guzzanti, ovvero la mafia a un certo punto ha capito che le bombe avevano fatto il loro corso e che la strada migliore era ovviamente quella del silenzio e di un'azione politica, soprattutto di una diffusione politica, perché mentre prima c'era il concetto di trovare il referente politico, di trovare l'aggancio, c'è il Cimino, poi c'è stato quello che la sentenza su Andreotti ha detto esserci stato un legame in tal senso prima degli anni Ottanta e così via. Successivamente si è visto come la mafia prima è diventata o ha tentato di trasformarsi in un soggetto politico, e quindi quello che viene descritto nel film, Forza Italia e tutto quello che abbiamo già visto. Però oggi,
quello che noi viviamo è un'altra trasformazione, ben più pericolosa. Non è più quella di un'organizzazione criminale che passa e diventa un soggetto politico. Oggi la mafia è un'organizzazione politica. E dov'è la differenza? La differenza sta nella diffusione, nel fatto che non si è aperta più semplicemente un ingresso della mafia in politica e nelle istituzioni, ma tutti i livelli istituzionali, tutti i livelli sociali di questo paese sono stati infiltrati dalla mafia. E quindi poi, semplicemente per ricordare alcuni dei tantissimi casi, ne citiamo alcuni recenti. Cioè abbiamo per esempio il consigliere comunale di Rho del PD che viene arrestato per vicende legate alla mafia. Abbiamo la famosa vicenda del compagno G che insieme a Frigerio gestiva una cupola relativamente agli appalti di Expo e Sanità Lombarda. Abbiamo quello che è stato un sottosegretario come Cosentino che è stata richiesta l'arresto per associazione camorristica e che né più né meno che di 2 anni fa, qualche metro da quest'aula, veniva praticamente salvato. Poi abbiamo la vicenda Belsito, di quella Lega che era scomparsa dopo la vicenda Belsito. Per chi non se lo ricorda, praticamente era una persona che veniva definita da un pentito come un contatto con un clan di Reggio Calabria. Poi, ultimamente, tanto perché comunque dobbiamo sempre prenderla anche col sorriso, abbiamo la vicenda Faraone. Perché dico col sorriso? Per quello che è oggi, non ieri, ma proprio ancora oggi. Ma che non, ovviamente non è semplicemente Faraone come se fosse il boss dei boss, ci mancherebbe, non è questo l'elemento. La cosa, secondo me, che dovrebbe far riflettere è come, dopo che il Presidente del Consiglio Renzi allora vinse le famose ci fu il cambio dopo Letta, ancora c'era Letta, però come vinse le primarie, scusate, ci fu praticamente un momento, era circa il 10 dicembre, comunque giù di lì, che Letta in aula, c'era stata la nomina dei nuovi membri della segreteria nazionale del Partito Democratico e io raccontai al Presidente del Consiglio: guardi che il vostro referente, il vostro responsabile welfare e scuola del PD è questa persona, Davide Faraone. E ho detto semplicemente, se lei non, magari non lo sa, perché può anche darsi, non c'è niente di male in questo, questa persona andava a casa di Agostino Pizzuto. Agostino Pizzuto, ha detto, Basettone era un boss del mio quartiere, il quartiere dove abito. E secondo l'informativa dei carabinieri ci andava per sostegno elettorale, cioè non perché lì cucinano bene. E in pratica da lì io poi ricordai come, nonostante questa vicenda, qualche anno dopo venne beccato che andò in onda su Striscia Notizia, dove lui, tramite una cooperativa chiamata Palermo Migliore, prometteva i classici posti di lavoro in cambio di voti. Voti però non alle elezioni vere e proprie al Comune di Palermo, alle quali partecipavo anch'io come candidato sindaco, ma che erano per le primarie del PD, per poi decidere chi doveva essere il candidato sindaco. Ovviamente a queste accuse cosa è accaduto? È accaduto che all'inizio la persona in questione ha risposto con non è vero o il solito fango, quindi proprio è andato proprio nel merito, come vedete. Poi nel caso in questione, quando c'è stata la mia denuncia, io querelerò Nuti per queste affermazioni, vediamo se lui rinuncia all'immunità e così via. Cosa è accaduto? È accaduto la comica, che ovviamente, vabbè, io ho detto che avrei rinunciato all'immunità, bastava un attimino avere la possibilità di verificare che quanto raccontato fosse vero, anche perché poi lo diceva l'informativa dei carabinieri e manco io, quindi. Però ovviamente in questo paese, che funziona un po' al contrario, ora invece lui è sottosegretario alla scuola. Ovviamente non mi ha mai querelato, perché vabbè, ovviamente la vicenda racconta un fatto vero, però dimostra come
cosa particolarmente dimostra questa vicenda è che in questo paese ancora il problema sia dell'informazione sia della coscienza che noi abbiamo è ancora molto alto. Cioè questo problema è molto grosso perché la mafia, prima di tutto, non è solamente un problema di leggi, ma è un problema culturale. E finché ancora viene accettato dall'opinione pubblica e dalla politica tutto ciò, è chiaro che il sistema continua ad alimentarsi. Vado a chiudere raccontando alcune assurdità che ancora accadono. A parte il fatto che abbiamo ancora personaggi condannati per mafia che prendono il vitalizio, quindi questo vi fa capire come ancora siamo molto indietro. Qualche giorno fa abbiamo ottenuto tramite l'avvocato dello Stato che finalmente, per esempio, Cuffaro, condannato per mafia, non deve prendere più 5.000 euro al mese, però ancora viene erogato a tanti altri soggetti politici che hanno avuto questo comportamento. Ma la riflessione che va fatta è intanto che ci sono comuni sciolti per mafia che, grazie all'attuale legge, dopo che dei sindaci, dei consiglieri comunali vengono dichiarati incandidabili, magari in primo grado, accade che queste persone, semplicemente superando un turno di elezioni, facciamo finta, nel comune di Nardo di Pace, cosa effettivamente è realmente accaduta, il sindaco viene reso incandidabile. Il comune viene sciolto per mafia, viene commissariato, poi magari ci sono le elezioni, facciamo finta, le europee o le nazionali. Subito dopo ci sono nuovamente le elezioni a Nardo di Pace e il sindaco viene rieletto. Questo accade ancora oggi in questo paese che si chiama Italia. E dove sta la trappola che crea e alimenta ancora questo sistema? Nel credere che la mafia sta semplicemente a destra, e che ci sia ancora quella distinzione che magari c'era quando c'era Pio La Torre, cioè del fatto che c'è una sinistra che invece lotta contro la mafia. Ecco, questo è il più grande errore che si possa fare in questo momento. Vi basta pensare. Chi è siciliano lo sa, Cuffaro è stato condannato per mafia, Lombardo ha avuto tanti altri problemi con la mafia, e in questi anni il PD, la cosiddetta sinistra, i partiti che si mettono insieme quando ci sono le elezioni, poi si dividono subito dopo e così via, appoggiavano l'UDC. Quell'UDC che Crocetta, quando si stava candidando, ha detto l'UDC è cambiata. Ecco, in realtà non è cambiato mai nulla se non la forma. Oggi non è più il mafioso che c'è la Lupara che gestisce lo spaccio di droga, che gestisce il suo mandamento. Oggi la mafia è in giacca e cravatta, sorride, ha un'istruzione molto più elevata di quella di certi quartieri di Palermo e di altre zone d'Italia, e non è solamente al meridione, non è solamente in Italia, ma si sta diffondendo in tutta Europa. E questo accade perché noi pensiamo sempre di non essere complici in quello che facciamo. Pensiamo sempre che questo tanto non ci tocca, tanto non riguarda noi, tanto è sempre qualcosa che viene da lontano, sia mai che tanto riguarda Riccione, Rimini, Bologna, Milano e così via. E invece poi ce la ritroviamo magari anche nelle nostre istituzioni. Grazie. Grazie Riccardo. Io devo chiedere agli altri di stare un po' più nei tempi perché sennò non riusciamo a fare le domande, che è una parte sicuramente importantissima. Lascio la parola al vicepresidente della Commissione Affari Esteri, Alessandro Di Battista. Grazie a tutti. Io prima, durante la proiezione del film, ho visto qualche occhio lucido, addirittura la mia collega Maria Della Spadoni, la quale tra l'altro recentemente è stata minacciata perché ha nominato un 'ndranghetista nella sua Reggio Emilia, questo per farci capire che la mafia non sta più certamente soltanto in Sicilia. Tanti occhi lucidi, no, di colleghi, pure la Paola Taverna, la Bulgarelli, tutti un po' commossi per questo film. E anche un senso forse per qualcuno di frustrazione. Beh, io pensavo, mentre vedevo questi occhi lucidi, che non dobbiamo essere frustrati, perché oggi,
ognuno avrà la sua idea, c'è gente qui che non è del 5 Stelle, che non ha votato il 5 Stelle legittimamente, per oggi, esclusivamente grazie alla nostra libertà di questa forza politica, è possibile proiettare alla Camera dei Deputati un film sulla trattativa Stato-mafia. E sappiate che abbiamo invitato tutti, non soltanto Violante, Napolitano e Mancino, ma tutti i deputati, da SEL a Fratelli d'Italia. E non è venuto nessuno. Forse qualcuno c'è? Qualcuno. Sono venuti in pochi. Comunque sono venuti in pochi. Scusate se siete... Anzi, grazie a voi che siete venuti. E scusate se non ho visto le persone che sono venute. Sono venuti molti, molti pochi. Questo perché esiste una forza in questo senso o dei parlamentari di altri schieramenti che sono liberi e che possono parlare di queste tematiche di mafia in un luogo dove la mafia c'è. C'è, grazie Carlo. Ah, non è tu. Dove la mafia c'è. Io spesso dico che il lavoro che facciamo noi, al di là di votare, poi siamo pagati per votare, è mettersi la cravatta al posto dell'elmetto e vedere la mafia negli occhi tutti i giorni. Quella che non c'ha più forse la lupara, ma quella che utilizza il compromesso e lo utilizza in questi giorni, nei giorni in cui un tizio che ha fondato un partito insieme al beneplacito di Cosa Nostra sta decidendo in segreto con il Presidente del Consiglio le riforme elettorali e le riforme costituzionali. Vorrei capire in quale altro paese al mondo questo possa essere possibile. E per quale motivo, dato che ci sono anche qui giornalisti e parlamentari, si parla di tutte le minchiate possibili in questo palazzo, quello che ha detto Luigi, che gli ha risposto Giulia, Maglio, veramente il gossip, e no che all'interno di questo palazzo esiste la mafia, esiste l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, esiste il capogruppo di Forza Italia, un partito nato con il beneplacito della mafia che si permette in Parlamento, in aula, di darci a noi dei filo mafiosi, questo ha detto Renato Brunetta circa la settimana scorsa. E quindi invito anche i giornalisti bravi che ce ne sono a capire quelle che sono davvero le priorità in questo paese, pochi ma ce ne sono, e a tirare fuori un pochino di coraggio, perché qua non si tratta più, ripeto, tra destra, sinistra, partito, non partito, si tratta appunto di cittadini liberi che ci sono in tutti gli schieramenti, che vogliono far chiarezza su questi processi, perché poi inficiano sul presente, perché c'è in aula anche chi secondo me sa qualcosa di più, sa qualcosa su quell'omicidio, su quell'agenda rossa. Io sono convinto che c'è, non ho le prove, non ce l'hanno forse neanche i giudici, li hanno ammazzati quelle persone che potevano dirci di più, però siamo convinti che ci sono. Allora capire quelle che sono le priorità. Poi dopo verranno le divisioni, le controdivisioni, le problematiche della politica, le priorità. Io qui ho parlato dell'abitudine, no? Perché ci abituiamo un po' a tutto, ripeto, l'essere umano pure per difendersi abitua a tutto, all'esistenza della mafia, quanto tempo? 1:40, Bulgarelli, non è. Di tutto, no? Cioè, ci abituiamo un po' a tutto, insomma, questo palazzo, io lo dico sempre, il vizio che ci fa staccare dalla realtà e ci fa abituare pure a quello che vediamo, no? Perché poi alla fine delle persone che hanno fatto quello che hanno fatto diventano tuoi colleghi, li vedi tutti i giorni, per carità, devi pure secondo me instaurarci un rapporto umano, che sennò le persone non cambiano. Però l'abitudine al compromesso, quella veramente è mafia. Cioè a me sta benissimo, e lo facciamo ogni giorno, di unire i voti per qualcosa di importante, va benissimo e ci stiamo, e questo significa collaborare su un progetto, ci stiamo sempre. Se qualcuno ci dice ci servono i vostri voti per fare questa cosa buona, i nostri voti a disposizione ci saranno sempre, come ci sono stati recentemente sulla Corte Costituzionale, il CSM. Ma se qualcuno, e questo succede in questo palazzo, ti dice per ottenere questa cosa tu buona mi devi votare questa porcata, e noi non possiamo dirgli di sì, perché questo è il meccanismo iniziale che ha instaurato la trattativa Stato-mafia, che per ottenere qualcosa di buono, la fine delle stragi, si è scesi a patti con il demonio, e il demonio quando vede che lo Stato è debole le bombe ne mette ancora di più per alzare la posta in gioco, no? E questa insomma la dinamica funziona così, e funziona così pure in questo palazzo, fino a che non capiamo che anche il compromesso, questo tipo di compromesso è mafia, anche il compromesso è mafia, e per quello noi siamo anche duri, ci criticano, eccetera, eccetera. Perché se non manteniamo questa barra dritta, senza neanche accorgercene e rendercene conto, finiamo giustificando un'azione buona, quindi un progetto di legge che può passare utile,
ad approvare delle porcate perché lo vuole qualcun altro. È questo un po' il meccanismo. Ringrazio tutti quanti voi, davvero. E ringrazio Sabina Guzzanti perché ha fatto un film importante e speriamo che questo film possa davvero andare nelle scuole. Grazie a tutti. Nel gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo una collega che da circa 10 anni, nonostante la giovane età, si occupa di mafia, l'iniziativa Stato Mafia. Lascio a lei la parola, Giulia Sarti. Grazie davvero a tutti per essere venuti oggi e grazie a Sabina Guzzanti per questo regalo che ci ha fatto con questo film stupendo. E io penso che una delle principali domande a cui questo film dà una e più risposte che tutti si fanno è perché da 20 anni non scoppiano più le bombe. A noi che siamo stati chiamati, insomma, e abbiamo avuto la possibilità di arrivare all'interno delle istituzioni, diciamo che in questi 2 anni siamo riusciti ovviamente anche ad investigare un po' di più, ad avere accesso a maggiori informazioni e a capire anche una cosa, e cioè dove sono e cosa diavolo fanno oggi i protagonisti di quella stagione stragista. I boss mafiosi, lo sappiamo, sono tutti al 41 bis, sono in carcere. Alcuni uomini delle istituzioni, quelli che sono stati onorevoli, uno come Marcello Dell'Utri, finalmente è stato condannato definitivamente. Io sono andata a vederlo al carcere di Parma, ero lì ovviamente per visitare con i miei colleghi l'intero carcere e non per andare a trovare Dell'Utri, però nel passaggio che abbiamo fatto dopo aver parlato e visto molti detenuti al 41 bis, abbiamo visto che Marcello Dell'Utri in realtà non è che se la passa poi così male, cioè non pensate a Marcello Dell'Utri in carcere come uno di quei detenuti che poverino soffre ed è in una situazione di sovraffollamento carcerario con altri 5 detenuti in cella. Marcello Dell'Utri, quando l'ho visto io, era su una cicletta che faceva fisioterapia, era tranquillo, era sereno, faceva battute. E questo è l'uomo, uno degli uomini delle istituzioni che è stato almeno condannato definitivamente per le sue collusioni con Cosa Nostra. Poi ci sono però anche altri soggetti che questo film ha la capacità di ricordare e che spesso non sono conosciuti. L'opinione pubblica spesso non sa nemmeno chi siano. Gianni Tinebra, ad esempio, quello che era stato il procuratore capo di Caltanissetta, quello che ha avvallato per anni la ricostruzione depistante di Vincenzo Scarantino, che lo capiva anche un bambino di 5 anni, che Scarantino non era colui che aveva messo il tritolo e che aveva portato la macchina 126 in via D'Amelio, si capiva che quella era una ricostruzione, era un depistaggio in piena regola. Quell'uomo non è che è fuori dalla magistratura, Gianni Tinebra è attualmente il procuratore generale a Catania. E c'è di più! Gianni Tinebra fino a, scusate, un paio di mesi fa, la giunta Crocetta gli ha dato un incarico importantissimo, l'ha messo a capo dell'Urega, che è la stazione, l'organismo che gestisce e controlla gli appalti superiori ai 2 milioni di euro in Sicilia. Cioè queste sono le cose che avvengono tutt'oggi. Prendiamone un altro. Guardate, prendiamo Antonio Subranni. Chi diavolo lo conosce Antonio Subranni? Antonio Subranni, che era il comandante del ROS. Antonio Subranni è quello che nel 78, quando Peppino Impastato è stato ammazzato, era a capo del raggruppamento operativo dei Carabinieri di Palermo ed è stato quindi colui che ha condotto per primo le indagini. Vi ricordate quali erano le prime indagini per l'omicidio Impastato? Suicidio. Depistaggio in piena regola, per un casino di tempo siamo andati avanti, la magistratura è andata avanti, portando avanti l'ipotesi del suicidio. E c'era Antonio Subranni nel 78 che conduceva le indagini, ok? Poi per fortuna si è riusciti a scoprire che era un omicidio di mafia ed è stato condannato Gaetano Badalamenti come mandante nel 2003, ma appunto lì c'era Antonio Subranni. E Antonio Subranni, che oggi è imputato nel processo di Palermo sulla trattativa Stato Mafia,
Sua figlia, Danila Subranni, è attualmente la portavoce, sapete di chi? Di Angelino Alfano, del nostro ministro dell'interno. Lo era nella precedente legislatura, quando Alfano era ministro della giustizia, lo è oggi con Alfano ministro dell'interno. Ancora, prendiamone un altro. C'è un nome che qui non viene fatto, ma quando si parla dei 334 41 bis non rinnovati nel novembre del 93, si pensa, abbiamo la lettera di Capriotti, che a quel tempo era il capo del DAP, mandata a Conso, e Conso, ministro della giustizia, appunto un professore universitario messo lì praticamente alla prima esperienza, no, istituzionale, non ne sapeva una mazza, Giovanni Conso, che era lì ministro della giustizia, non rinnova questi 300 e passa 41 bis. Ma il vice capo del DAP, quello che si pensa essere dietro un pochino a tutta questa operazione, e ci sono appunto indagini e accertamenti in merito, è Francesco Di Maggio. Francesco Di Maggio, che era il vice capo del DAP con Capriotti. Il fratello di Francesco Di Maggio, Tito Di Maggio, è senatore della Repubblica, è il nostro collega in commissione antimafia. E fa atti parlamentari, fa interrogazioni parlamentari chiedendo al ministro della giustizia, però chiedendo alle istituzioni come mai Nino Di Matteo va a servizio pubblico a parlare di trattativa Stato-mafia. Cioè, noi abbiamo ogni giorno, nelle esperienze che facciamo ogni giorno, la presenza costante ancora di personaggi legati a quel periodo nelle nostre vite. Non è che sono stati fatti fuori, sono ancora lì. E allora, quando un movimento politico, come il Movimento 5 Stelle, si batte perché lo scambio elettorale politico-mafioso sia punito con pene severe, quando Riccardo Nuti si batte perché racconta la storia di Davide Faraone e dice che andava a casa di Agostino Pizzuto, quando Maria Edera Spadoni fa una denuncia a Reggio Emilia e dice che il fratello del boss Nicola Grandaracri, Francesco Grandaracri, sta a Reggio Emilia, sta lì, vivo e vegeto e tranquillo, e tutte le istituzioni non fanno ciglio, non fanno una piega nel momento in cui ci sono calabresi che si alzano e le dicono: tu Francesco Grandaracri non lo devi manco nominare, stati ben attenta. Il PD non è che si schiera insieme a Maria Edera Spadoni, no, sostiene che Maria Edera Spadoni attacca le istituzioni, perché Maria Edera Spadoni parla e dice quello che succede a Reggio Emilia, quello che facciamo tutti noi. Quando quindi ci battiamo per tutti i motivi che ben sapete che stiamo cercando di portare avanti da 2 anni e mezzo, è perché sappiamo che la prima nostra grande missione è quella di denunciare, informare, fare poi proposte di legge, portare alla vostra attenzione i problemi che ci sono. E in questo caso abbiamo la fortuna di avere anche fuori delle persone come Sabina Guzzanti, che non si nascondono, non scelgono anche loro di parlarne, di dare un contributo all'opinione pubblica. Adesso spetta a voi. Il ruolo che tutti i cittadini possono e devono avere è quello di non fermarsi, di continuare a denunciare, di continuare a informare e soprattutto di ragionare, perché magari adesso tutti questi personaggi li vediamo che sono ancora così potenti all'interno delle istituzioni italiane, ma magari dopodomani queste persone non verranno più votate. È questo il nostro obiettivo. E quando ci battiamo perché uno come Luciano Violante non vada all'interno della Corte Costituzionale, otteniamo il risultato. È a queste cose che pensiamo. L'ultimo intervento di questo dibattito e poi passiamo alle domande. Chiedo a Luigi di essere breve perché abbiamo poco tempo. Lo lascio al vicepresidente della Camera dei Deputati, che ci onora di ricoprire quel ruolo con grande dignità, Luigi Di Maio. Buonasera a tutti. Grazie prima di tutto di essere qui. Io vi do il benvenuto e vi ringrazio perché avete portato un po' d'aria fresca in questo palazzo. Siete nella sala dei gruppi che fu voluta da Sandro Pertini per permettere ai gruppi parlamentari di incontrarsi, di poter parlare, riunirsi. E quando io sono stato eletto vicepresidente della Camera, molti mi dicevano: ma com'è stare su quella sedia
è una cosa bella. Io dico, guarda, vedendo i trascorsi sono un po' inquietato, ma mi rassicura il fatto che ci ha seduto Sandro Pertini, quindi almeno questo mi fa stare un po' più tranquillo. E io quando mi sono candidato, come tutte le persone che vedete qui a questo tavolo tra i parlamentari, quando mi sono candidato pensavo ad un articolo della Costituzione molto importante che affida al Parlamento un potere importantissimo che oggi pochissimi conoscono, e anche se li conoscono molto spesso non si capisce perché non viene utilizzato. Io sognavo e sogno tuttora di stare in Parlamento per non fare sconti a nessuno. La cosa peggiore che si è fatta negli ultimi 20 anni è stato idolatrare delle categorie. Questo film ci dimostra che non ci sono categorie che non possono essere toccate, ma ci sono onesti e disonesti tra i magistrati, tra i carabinieri, tra i politici. Questi vale più, la seconda categoria, ma ce ne sono alcune in maggioranza, altre insomma in cui i disonesti sono minoranza. Ma questo è stato fondamentale, perché veniamo da un'epoca politica in cui alcune categorie non si potevano toccare. Questo film dimostra che in ogni categoria ci sono dei problemi. Allora, al Parlamento, con l'articolo 82, i padri costituenti affidarono un potere molto importante. Io ve lo voglio leggere, questo articolo. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede all'indagine e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Queste commissioni famose, una di queste commissioni è la commissione d'inchiesta, la famosa commissione antimafia, come viene chiamata. Un'altra, per esempio, è la commissione d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti. Ora, sono arrivato qui, alcuni colleghi sono andati in queste commissioni, la potenza che ha questa commissione è di poter dirigere delle vere e proprie operazioni d'inchiesta. Ha a disposizione addirittura delle forze dell'ordine che, se i miei colleghi Giulia Sarti e Riccardo Nuti, che sono in minoranza purtroppo in questa commissione, si riuniscono insieme agli altri componenti alle 6 di mattina e votano per una perquisizione, possono mandare quel nucleo di carabinieri o di polizia a fare quella perquisizione. È successo in passato. Oggi la commissione d'inchiesta, lo potranno confermare loro, non sta seguendo la strada dell'articolo 82, ma si sta comportando come una normale commissione, non fa inchieste. Ed è questo il problema. Perché? Non perché il Parlamento non funziona, ma perché a capo di una commissione c'è una signora che si chiama Rosy Bindi, ed è una delle persone che rappresenta la stagione politica dell'immobilismo. Io credo che abbia responsabilità politiche, poi le altre responsabilità, se ci sono, di qualunque tipo, non sto insinuando niente, le accertano i magistrati. Ma se tu fai da tappo alla possibilità che una commissione del genere possa fare vere e proprie inchieste e non sostituirsi alla magistratura, ma accelerare dei processi, perché da qui abbiamo più poteri molto spesso di un semplice magistrato che, come diceva anche Sabina, può subire le varie pressioni, la varia paura, perché siamo tutti umani. E un'altra è la commissione d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, di cui un nostro componente è vicepresidente della commissione, ma la presidenza è sempre del PD. Ma su questo vorrei raccontarvi una cosa importante, che è ancora più importante. In questa commissione, quella sul ciclo dei rifiuti, venne a deporre nel 1997 un pentito che si chiamava Schiavone. Era un pentito, che per me i pentiti sono sempre camorristi o mafiosi, chiariamoci, qui nessuno vuole parlare di persone da prendere a idolo, che venne qui in Parlamento a parlare con quella commissione e a dirgli dove aveva seppellito i rifiuti tossici in Campania, nella famosa Terra dei Fuochi. Quantità, luoghi. Nel 97 quella commissione secretò quel verbale perché c'era un processo in corso. Peccato che poi, finito il processo in corso, i famosi Spartacus, i processi Spartacus, di quei verbali non si venne a sapere nulla. Quella commissione doveva desecretare questi verbali quest'anno, perché una forza politica, una a caso, il Movimento 5 Stelle, ne aveva chiesto la desecretazione.
Sapete qual è stato il problema principale? Che questa commissione in questa legislatura non si è composta per un anno e mezzo perché c'erano Forza Italia, PD e NCD che stavano litigando per chi doveva andare a prendersi la presidenza di quella commissione. Una commissione bloccata nel bel mezzo dell'emergenza della terra dei fuochi, non è più campana, ma è di tutta Italia ormai, perché ogni regione ne ha una, bloccata per le spartizioni politiche. Allora, in questo momento storico, io non ho perso quella speranza di non fare sconti a nessuno utilizzando anche strumenti come le commissioni d'inchiesta in Parlamento. Il problema è che finché la maggioranza resta quella maggioranza politica che si è fatta un po' di maquillaggio, ha cambiato un po' la faccia, quella maggioranza politica che ha gestito la politica negli ultimi 30 anni e ha le responsabilità di cui parla anche il film, farà sempre da tappo alle potenzialità enormi che ha un'istituzione come il Parlamento, e tutti sperano che il Parlamento non funzioni più. Fassino da Torino dichiarava: io spero, tanto se chiude non se ne accorge nessuno, tu speri che sia così, perché il giorno in cui utilizziamo questi strumenti e Giulia Sarte o Riccardo Nuti fanno i presidenti della commissione antimafia, scoperchiamo il vaso di Pandora, escono fuori tutte le schifezze che avete fatto negli ultimi 30 anni. Allora io chiudo. Noi siamo qui e ci stiamo battendo per piccole cose, come per il fatto che Galan e Genovese, che sono due deputati arrestati, stanno prendendo ancora lo stipendio fatto con le vostre tasse. Noi stiamo qui a batterci per piccole cose, ma il vero salto che deve fare questo paese, questa nazione, è portare in maggioranza persone libere, con le mani libere, che quando si trovano nei posti di comando possano utilizzarli per scoprire la verità, creare trasparenza e coinvolgere i cittadini nelle scelte politiche. Grazie. Apriamo a 10 minuti di domande. Prendo io le prenotazioni. Sì. Allora, il signore qui davanti può accendere il microfono, esattamente. Allora, io volevo fare un piccolo appunto al film. Emerge in maniera un pochino marginale la figura di quelli che sono stati i complici, diciamo così, di questa trattativa, cioè i servizi segreti. Le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e questo lo si legge dagli atti, ovviamente, e dalla prosecuzione delle inchieste che stanno facendo i giudici siciliani, nelle stragi c'è la partecipazione provata dei servizi segreti. Borsellino, prima di morire, disse: mi ucciderà la mafia, ma in realtà saranno stati altri, quelli che, i miei mandanti. Molto probabilmente Borsellino è morto proprio perché si era messo di traverso, usando proprio una... E la presenza dei servizi segreti è, a parte, lo riferisce Spatuzza quando parla di quel personaggio, diciamo così, che è stato identificato in un poliziotto che il cui nomignolo era faccia da mostro, ma risiede anche nel fatto che, per esempio, c'è un elemento del SISDE che non solo è presente nella famosa gita in barca in cui, che Contrada fa, e appena salta Borsellino, lui un 58 secondi dopo sa che c'è stato l'attentato, ma è presente anche perché si trova il suo numero di telefono a Capaci sul luogo della strage, ma è presente anche perché a Via Fauro viene, quando c'è l'attentato a Maurizio Costanzo, viene ritrovata una macchina intestata a lui. Se poi mettiamo le recenti rivelazioni sul fatto che al famoso attentato alla Daura c'erano uomini dei servizi segreti, come rivelano tanti altri, non dobbiamo perdere di vista il fatto che che in questa trattativa aleggia la presenza dei servizi, e che quindi queste sono state molto probabilmente stragi di Stato. Ecco, forse questa è una cosa che è emersa poco dal film. Sì, grazie. No. Vi chiedo gentilmente, tutto interessante, però fate domande e un minuto massimo, gentilmente. Lì su. Allora, salve a tutti, mi chiamo Giuseppe. Innanzitutto un ringraziamento a Sabrina, che ha fatto un'opera incredibile, coraggiosissima, anche per la situazione sua familiare, che chiaramente... può darsi che non ha gradito questo suo impegno, però quindi un applauso a Sabina sicuramente, e un pensiero a Nino Di Matteo, che in questi giorni sta vivendo dei momenti terribili, quindi
stiamo vicini a Nino Di Matteo, non lasciamolo solo. Io poi una riflessione, vabbè, lasciamo perdere tutte le varie cose, si potrebbe parlare anni di queste tematiche, ma una domanda mi viene in mente, non so se Sabina anche se l'è fatta o se anche voi, ma il fine ultimo della mafia qual è? Io un'idea me la sono fatta, perché in un momento in cui stiamo deindustrializzando l'Italia, stiamo desertificando l'economia italiana, una mafia che reinveste i suoi proventi anche nell'economia reale per pulirli, allora mi domando, ma che fine logico ha distruggere un paese economico? Cioè alla fine qual è l'obiettivo finale della mafia? Io un'idea me la sono fatta e forse Luigi probabilmente la potrebbe, cioè quella che alla fine l'Italia vorrà essere utilizzata come deposito, giacimento dei rifiuti industriali, tossici, radioattivi di tutta Europa. Cioè alla fine l'idea che mi sono fatto io è che alla fine l'Italia verrà utilizzata per questo scopo, non avendo più un'economia propria. Grazie. Grazie. Io vi chiedo però gentilmente domande, tutto interessante, però domande. La signora qui. Volevo chiedere perché Caselli si è risentito di come è stato raffigurato e di come è stato raffigurato il suo ruolo, perché non mi sembra ci sia nulla di denigratorio, nulla che possa... Do la parola a Sabina. La prendiamo per domanda, giustamente, essendo una domanda. A parte volevo contestare l'obiezione del signore che giustamente ha dell'onorevole, non saprei, i servizi ci sono nel film e i temi che ha citato, cioè non c'è tutto nel film ovviamente, ma i servizi ci sono, e come Espatuzza che incontra nella rimessa quello dei servizi c'è e non è, faccia la mostro. Dovrebbe essere, l'ha identificato con una Racci, mi pare, se non sbaglio. E, Caselli perché si è arrabbiato? Questa è una bellissima domanda. Perché si è arrabbiato se il film, quello che mette in scena, è la versione ufficiale, è quello che racconta lui in modo sintetico, naturalmente, perché è tutto sintetico, non soltanto quell'episodio. Perché si è arrabbiato? Quando Caselli si è arrabbiato, ci sono rimasta molto male perché ero convinta che Caselli sarebbe stato tra quelli contenti che questo film era stato realizzato, e me lo sono ritrovato tra i miei principali nemici e sono sicura che insomma che tra quelli, vabbè. Perché si è arrabbiato? Perché non si vuole che si parli di quegli argomenti, non possiamo che pensare questo, perché non si vuole che si parli di quella mancata perquisizione del covo, perché su quella mancata perquisizione del covo ci sono tante domande che sono senza risposta. Per questo io ho detto più di una volta, senza minimamente voler mancare di rispetto a Caselli, i cui meriti sono riconosciuti da tutti, però ho detto, e lo ripeto, che quando diciamo che i mafiosi hanno parlato tanto e che sarebbe bello che parlasse qualcuno che sta dalla parte dello Stato, tra questi secondo me c'è anche Caselli, non perché ovviamente pensi che Caselli sia colluso, però penso che la versione dei fatti che ha raccontato sia lacunosa, difficile da credere, come hanno testimoniato. Io me ne sono accorta non tanto facendo il film, quanto guardando la reazione degli spettatori, francamente, perché Caselli mi ha raccontato questa cosa, ho letto questa cosa, ho pensato sarà sicuramente così, non avevo ombra di dubbio. Poi man mano che facevo vedere il film tutti quanti dicevano, ma Caselli, ma che figura che ci fa? Beh, ho cominciato ad avere qualche perplessità, mi sono fatta anche delle domande, e la prima domanda è come mai, una volta che abbiamo capito che alla magistratura è stato impedito di mettere le mani su una documentazione fondamentale, come mai l'inchiesta è stata aperta solo 5 anni dopo, il processo è iniziato quindi dopo 10 anni. Domanda signora qui. E sì, anche, è quello pure un altro argomento terribile. Allora io, Sabina, devo fare una considerazione, io sono un regista, mi chiamo Angelo Antonucci, ti volevo innanzitutto fare i complimenti per il linguaggio originale che ho usato, veramente molto bello, mi è piaciuto tantissimo, da docufiction, anche con l'uso di animazione e altri effetti che ha dato ancora di più un impatto maggiore al film, veramente brava. Poi volevo dirti che sei purtroppo in buona compagnia, perché come ricorderai nel 1986 Giuseppe Ferrara col caso Moro ebbe un destino un po' simile al tuo film, gli furono sequestrate tutte le copie e ho avuto da lui il racconto personale che l'unica copia in 35 mm del caso Moro ce l'ha conservata sotto il letto di casa sua, quindi ti voglio
ti voglio raccomandare di tenerti stretta i DVD, anche il DCP, digitale del film. Poi voglio dire che da tuo collega sono indignato che non ti è stata data il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale. Per me è una vera vergogna, e lo dico da tuo collega, veramente sarei stato disponibile ad occupare il ministero. La domanda che ti volevo fare è un po' anche legata al nostro lavoro, cioè ogni film nasce da un'idea. Volevo sapere se tu hai avuto un momento in cui ti sei indignata talmente tanto che hai deciso di fare questo film, oppure c'è stato anche una sorta di work in progress in collaborazione col gruppo fantastico con cui hai lavorato. Rapidissimamente, il gruppo fantastico con cui ho lavorato, no, è stato messo insieme al momento delle riprese, quando abbiamo fatto il casting e anche le prove con gli attori, perché abbiamo fatto anche insomma un bel po' di prove per costruire personaggi e tutto. Ma l'indignazione è stata progressiva, perché io come tanti pensavo più o meno di aver capito di che cosa si trattava, e man mano che l'ho scoperto ero sempre più sconvolta e scioccata. Insomma, non è che c'è stato ho pensato che era assolutamente necessario fare il film, e poi mi sono ingegnata per trovare un sistema. E lì su. Grazie a tutti intanto. Io volevo farvi solo una domanda, sia a Sabina che agli attivisti del movimento. Siete sicuri che gli italiani siano pronti per tutto questo? Da quello che ci ha detto Giulia, forse avete sbagliato a creare un movimento politico, forse dovete creare un movimento giornalistico, visto che è la cosa che più manca. Volevo una riflessione su questo, grazie. Provo a rispondere io. Semplicemente credo che le due cose possano andare di pari passo, perché oggi una delle azioni più importanti che sta facendo il Movimento 5 Stelle è quella di denuncia e di portare a galla tutto il marcio che c'è ad ogni livello di istituzioni, come diceva Luigi, e soprattutto denunciare queste cose e utilizzare i nostri poteri, che non sono quelli di prendere voli a scrocco dello Stato, ma quelli di utilizzare sale come questa, le possibilità che abbiamo di organizzare eventi per diffondere le informazioni. Quello è anche giornalismo, che parte da noi anziché dai giornalisti. Magari li contagiamo e fanno lo stesso anche loro. C'è quel signore lì? Posso? Posso? Allora, salve, sono Domenico Falconieri, un attivista del Movimento 5 Stelle. Ho seguito, come diceva Alessandro, con le lacrime agli occhi in alcuni momenti il film. Mi permetto di fare un piccolo complimento a Sabina Guzzanti, definendola Schachmann più dal vivo che non sugli schermi. No. La mia domanda è questa: in un momento del film ho sentito una forte risata da parte del pubblico, che in quel momento forse pensava di far calare un po' la tensione che si era creata durante appunto la proiezione. A me ha dato però l'impressione che invece, mi ricollego un pochino al pensiero della persona che ha parlato poco fa, mi ha dato l'impressione che forse non ci sia una reale comprensione del problema della mafia, e nello stesso tempo finisco la domanda. Nello stesso tempo credo la domanda è questa: che cosa possiamo veramente noi fare come movimento, perché siamo di fronte a degli interessi talmente macroscopici e talmente estesi che le nostre forze non penso possano in qualche modo riuscire a farcela. Grazie. La prima cosa da fare è avere fiducia in se stessi, perché il primo elemento che ci porta, dobbiamo essere velocissimi, il primo elemento che ci porta a non avere speranza, gli insegnanti che dicono non c'è nulla da fare e così via, è proprio perché non abbiamo fiducia in noi stessi. Dopodiché c'è il fatto che noi crediamo che la mafia sia il peggio, e non abbiamo capito che invece la mafia ormai ha abbracciato anche il meno peggio. E siccome ci sono posti come a Palermo, la Sicilia e tanti altri, dove le persone che vivono i vari quartieri sanno benissimo tutti chi è il mafioso, chi è lo spacciatore e così via,
Così come quando vai a Barcellona in Spagna ci sono già le strade dove sai che spacciano e così via. E lì non lo sanno perché glielo dice la TV, perché glielo dicono i giornali e così via. Lo sanno perché c'è quella forma che si chiama passaparola, perché tutti sanno questa cosa. Ecco, in questo momento diciamo che il Movimento 5 Stelle semplicemente è un elemento del cambiamento culturale che deve ancora accadere in questo paese. E quindi semplicemente dobbiamo non aspettare che la stampa racconti queste cose, perché secondo me è una speranza che vana o comunque molto lontana, ma dobbiamo accelerare il processo con il passaparola. Se noi non abbiamo tutti questi elementi non cambieremo mai nulla. Una domanda lì su. Allora, salve, sono Giacomo Balestrieri e volevo fare una domanda a Sabina Guzzanti, e, perché premetto che io, come anche alcuni di voi hanno detto, sono convinto che il problema della mafia in senso generale, perché poi mafia, come abbiamo visto, è presente un po' in tutta Italia, ha una radice culturale, e questo lo dico anche perché l'ho vissuto sulla mia pelle, diciamo, sono nato al sud in un'area ad alto tasso mafioso. E quindi la domanda può sembrare banale, però credo che il contributo che noi singolarmente potremmo dare qui, premesso che sono, che credo anche che chiunque di noi abbia una maturità e che personalmente cercherà di contribuire con la parola a diffondere questa informazione, è possibile, magari non subito, avere a disposizione questo video per poterlo magari con amici farlo vedere, cercare di diffondere questo messaggio, magari tra un po'. E la seconda è più una proposta. Lei ha detto una cosa bellissima prima, la Sabina Guzzanti. Io andrò anche nelle scuole e presumo magari in quelle scuole dove, in quelle aree geografiche dove magari c'è ancora questa cultura, tra virgolette, mafiosa, per cercare di portare questo messaggio. La proposta è, mi piacerebbe sapere l'opinione dei nostri portavoce, è possibile che qualcuno dei nostri portavoce vada insieme a lei per diffondere anche come lato politico questo messaggio? Perché credo sarebbe una cosa, oltre che bellissima, anche utilissima. Grazie. Appunto, velocissimamente, come dicevo, cioè il film, volendo, ci sono tanti cittadini che si organizzano, prendono una sala e lo vedono, poi in futuro uscirà in DVD e si potrà vedere in DVD, molto semplicemente. Se qualcuno vuole venire con me a presentare il film dei 5 Stelle, siete benvenuti. E sulla domanda sulle scuole c'è qui Elisa Bulgarelli, anche lei commissione antimafia, vuole rispondere lei. No. Senatrice Elisa Bulgarelli. È uguale, non c'è problema. No, volevo soltanto dire che comunque ci stiamo organizzando, già io sono in commissione antimafia e c'è la mia collega Montevecchi che siede in commissione cultura e stiamo organizzando un progetto per ora pilota per l'Emilia Romagna proprio per andare nelle scuole e chiedevamo appunto a Sabina se era disponibile a fare questo giro con noi per portare, sia per supportare lei visto che la distribuzione l'ha abbandonata, sia per supportare noi per attirare pubblico, perché il problema di organizzare queste cose è che poi le persone a volte vengono, come stasera che è bellissimo, a volte no, soprattutto in Emilia Romagna dove tutti credono che la mafia non esiste, ma la mafia c'è, la mafia non c'è solo al sud, la mafia c'è dappertutto e quindi credo sia importantissimo e spero davvero che riusciamo a lanciare questo progetto e che insomma giriamo l'Emilia Romagna nelle scuole. Colgo anche l'occasione per ringraziare del film, perché la cosa importantissima è unire tutti i puntini, tutti gli avvenimenti. Gli italiani si sono dimenticati di fare questa cosa, gli italiani prendono sempre un avvenimento singolo e non riescono mai a collegarlo a tutto il resto. L'importanza di questo film è proprio il collegamento di tutti gli avvenimenti. Grazie. Grazie a te. Ho preso le ultime quattro domande perché teoricamente dovevamo lasciare la sala 10 minuti fa. E c'è la ragazza qui. Grazie per la ragazza intanto. Comunque io volevo dire che sono un insegnante, quindi con i ragazzi ci lavoro e vi assicuro che l'ultima cosa che mi sognerei di dire è che non c'è più speranza, perché non è possibile, non è possibile. L'unica cosa è che l'indignazione, malgrado sia tanta, ci manca ancora quello scatto per fare qualcosa di più, per cui io credo che
dovremmo tutti quanti lavorare in modo da coordinarci, perché altrimenti non se ne esce. Però la rabbia è veramente tanta, quindi se, non lo so, se qualcuno vuole anche contattarmi, io lavoro alla Montessori per far vedere il film, quindi non lo so con chi posso parlare, ditemi. Con Elisa Bulgarelli, la nostra sedatrice, che aveva appena detto che fa questo progetto. Grazie. Grazie, il signore qui. Sono un cittadino italiano, quindi nel ringraziarvi dell'informazione che ci date, che veramente che ci dà emozione, ci dà cosa. Noi come cittadini non vogliamo diventare terroristi, ma partigiani forse sì, per combattere questa mafia e questa gentaglia. No, prima c'è la ragazza lì. Sì, sono un po' diciamo toccata da questo film, quindi si vede anche comunque nei movimenti che vabbè. Se avessi sotto, ma per fortuna che non sono qui, perché altrimenti non uscivano vivi, quindi meglio che non sono venuti. Allora, era una battuta, non vi preoccupate. Si tratta di normalissima ironia che si può fare, c'è il vilipendio. Se si può ancora scherzare. Allora, innanzitutto volevo dire che è vero che la speranza non è finita, perché noi abbiamo fatto 200 km per essere qui e vi ho giurato che sarei venuta a tutti i costi a vedere questo film, perché è un dovere civico, altrimenti no, grazie a voi. Allora, io introduco la mia domanda con un esempio, un aneddoto, diciamo. Qualche anno fa, nel 2009, ho assistito alla presentazione di un libro a Pescara. Il capo della polizia di Pescara ci diceva che loro, quando dovevano notificare delle chiusure delle indagini a delle persone, dovevano prendere due carabinieri e una volante e notificare a questa persona brevi manu, quindi a mano, anche se fossero stati magari a 500 km di distanza. Quindi il paradosso italiano, che le poche risorse che ci sono vengono sprecate solo perché magari gli avvocati delle persone comunque chiamate in eventuali cause non avevano la posta elettronica certificata, quindi con una stupidaggine si sarebbe potuto veramente risparmiare tanto denaro e comunque indirizzarlo verso dove era più utile. Quindi la mia domanda è questa: sapreste dirmi, io adesso per curiosità vorrei sapere, tre provvedimenti concreti che, se ci fosse la maggioranza, si potrebbero fare domani, se ci fosse la volontà? Grazie. In realtà questo incontro ci ha fatto venire voglia, a me, a Riccardo e anche ad altri, di organizzare un ulteriore incontro, magari a dicembre o a gennaio, perché noi abbiamo già tantissime proposte, molte le abbiamo depositate. Riccardo vi parlava prima di quella per lo scioglimento dei comuni mafiosi, dove appunto abbiamo persone che si ricandidano alla volta dopo e diventano sindaci dopo che il comune è stato sciolto, oppure per diffondere maggiormente la cultura antimafia nelle scuole, oppure per negare il vitalizio ai condannati per mafia, oppure per c'è il grosso problema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Colpire il patrimonio delle mafie, questo bisognerebbe fare in questo momento, perché quello è il cuore dove si può andare a lavorare moltissimo, e abbiamo ingenti patrimoni che vengono completamente sprecati, perché molto spesso i beni che vengono sequestrati e confiscati fanno una fine terribile. Abbiamo un'agenzia creata nel 2010 che non funziona minimamente, abbiamo ovviamente un tempo tra il sequestro e la confisca che è lunghissimo per colpa dei nostri tempi giudiziari, e quindi questi beni, queste aziende falliscono, questi beni immobili decadono. E dall'altra parte è il paradosso magari di avere dei testimoni di giustizia, gente che non è mafiosa. I testimoni sono coloro che denunciano, magari perché hanno denunciato il pizzo, sono imprenditori, magari perché sono persone che hanno assistito a un omicidio, a un reato, e vengono testimoni in un processo e poi vengono lasciate sole dallo Stato. Dopo che escono dal programma di protezione per i testimoni, sono abbandonate completamente al loro destino e magari hanno davanti il bene immobile sequestrato alla criminalità organizzata che decade, e loro davanti che ci abitano di fronte in una roulotte, perché questo succede, questo avviene. Quindi dirti tre cose sarebbe non solo riduttivo, è un'operazione che non si può e non si deve fare. Noi, se fossimo al governo, non faremmo tre cose, noi ne faremmo migliaia, perché già le stiamo facendo adesso. Grazie Giulia. E quindi speriamo di fare questo incontro a dicembre o gennaio per raccontarvi tutte le nostre proposte come commissione. Colgo l'occasione per dire che questo evento di oggi, che sembra abbondantemente riuscito, me lo dico da solo, ma spero che sia condiviso.
sia da pilota per altri eventi in cui coinvolgiamo il più possibile la cittadinanza, e uno potrebbe essere questo che diceva Giulia. Prendo la domanda di questa signora qui. Io Martitti, sono 25 anni che lavoro nella giustizia e ho fatto i primi 5 anni al Ministero della Giustizia, e tutto quello che ho visto sorridevo perché sono cose che ho vissuto. Adesso sono 20 anni che sto al CSM e anche là di molte cose purtroppo le vivo. Ma la cosa che volevo dire, vedo un parallelo tra il film e il Movimento 5 Stelle, cioè tutte e due c'è una forza sovrumana che cerca di schiacciarvi e di eliminarvi, perché secondo la casta voi siete il male. Giusto. Se noi seguiamo 10 minuti al giorno il Parlamento, si può vedere tutte le iniziative che prendono questi signori. E non è che non riescono perché sono deboli, perché su 600 e passa parlamentari un 20% non può risolvere. Però loro le iniziative le prendono, Genovese, Cuffaro, prendono 5, 6, 10 mila, ma non perché loro non prendono iniziativa, perché c'è Renzi, quello che vuol rottamare, che continua a dare il sì per pagare queste somme. E poi le manganellate le prendono gli operai a 700-800 euro al mese, quando dice bene, e vanno in piazza per cercare di ottenere quello che non avranno più tra molto. La speranza ci deve essere. Per me l'unica speranza che deve venire a mancare è il giovane presidente del PD. Quello proprio io non lo posso vedere. Guarda, lo metterei da parte. Quello non lo posso vedere. Grazie, quindi speriamo di essere più del 20 la prossima volta. La domanda lì su. Allora, intanto volevo... Mi alzo. Intanto volevo fare i complimenti a... Volevo fare i complimenti a Sabrina Guzzanti per il film che è la seconda volta che lo vedo, l'avevo già visto lo stesso giorno dell'uscita. E gli volevo chiedere se quando ha prodotto il film, di quando ha deciso di produrlo, se ha avuto paura delle reazioni che potevano avere le persone che attualmente rappresentano la classe dirigente di questo paese. Grazie. Paura, sì, la paura che cos'è alla fine? Un'emozione, ogni tanto ti prende, ogni tanto sì, ce l'ho avuta paura certamente, mentre leggevo dicevo adesso questo, oddio, tutte le volte che non trovo una scarpa a casa penso sono stati i servizi segreti. Ma non è... appunto, la paura è un'emozione, l'importante è non che le nostre decisioni non si basino sulla paura, punto, non è che... non dobbiamo averci paura di niente, ci devono avere paura loro. Claudia Magnino, nostra collega portavoce alla Camera. Sì, salve. Allora, io intervengo per condividere con voi, io penso che questo giorno noi stiamo facendo anche informazione, giusto? Io voglio condividere con voi quello che succede nel mio paese. Io sono di Carini e da quando mi sono sposata vivo a Capaci, dal 2006. Inutile dire l'atmosfera che c'è a Capaci su questo tema. Scusate, la mia piccola peste. Allora, io voglio condividere con voi quello che succede a Capaci nel giorno in cui il Presidente della Camera viene a fare la commemorazione per l'anniversario, l'ennesimo anniversario di Falcone. Allora, nel mio paese succede che c'è la processione, questa altra immagine tipica delle atmosfere mafiose, c'è la processione con il prete in prima fila, il capo dei vigili urbani, dei carabinieri e sempre meno persone dietro. Il paese è un paesino piccolo, c'è il viale principale con gli alberi e le scuole la mattina mettono dei cartelloni gialli
gialli con scritto Falcone non è morto, viva le scorte, viva padre Puglisi. Bene, nei giorni successivi i cartelloni rimangono lì e iniziano a strapparsi, finché poi passa lo spazzino, li raccoglie e li butta. Ora io quello che chiedo, e con questo ringrazio Sabina e tutti quelli che fanno veramente informazione in Italia, di non dobbiamo fare la fine di questi cartelloni che stanno lì, ce li ricordiamo il giorno dell'anniversario e poi tutti gli altri giorni ci scordiamo di quello che succede. Quindi la mia domanda è a tutte le persone che sono qui presenti, se vogliono realmente continuare a ricordarsi. E ho invitato Sabina a fare, concludo, a fare un video, perché nel comune di Capaci c'è una cava, la cava Senzale, che è una cava sequestrata alla mafia, la cava dove in teoria è stato conservato l'esplosivo per la strage di Falcone, e stiamo lottando come cittadini comuni affinché l'amministrazione si faccia assegnare questo bene e lo dedichi e lo faccia diventare un parco della legalità. Sono già 2 anni che abbiamo chiesto questa cosa all'amministrazione e fanno finta di non sentire. Quindi chiedo a tutti i cittadini di fare un video, e chiederò anche a Sabina di farlo, affinché le amministrazioni locali che vivono questa cosa non facciano più finta di non sapere. Grazie. Allora, io ringrazio tutti e chiudiamo qui, siamo abbondantemente oltre il tempo massimo che avevamo, e vi chiedo anzi a proposito, uscendo purtroppo, di fare celermente, poi se volete scambiamo 2 parole fuori, vi faccio un invito che è sempre legato al fatto di non dimenticare. A Palermo in questo momento, come dicevamo prima, il PM Di Matteo è minacciato, ricordatelo, sostenetelo. Se è il caso, se passate da Palermo, oltre ad andare a vedere i luoghi dove ci sono state le grandi, purtroppo, stragi di mafia, perché anche andarci, non quando ci vanno a piangere i Napolitano e compagnia bella, andarci ogni giorno è importante, ricordate quei luoghi e sostenete i PM che ancora oggi lottano per la mafia e non lasciamoli mai soli. Grazie a tutti per essere venuti oggi. Una considerazione. Allora... No, lo Stato è mafia, noi siamo qui. Per correttezza con tutti, perché non mi ha lasciato a me. Anche domani, infatti, a Roma la Corte di Cassazione conferma le sentenze del primo maxi processo contro la mafia. Gli ergastoli e le altre condanne per i boss di Cosa Nostra diventano definitivi. Il ministro della Democrazia Cristiana, Calogero Mannino, si confida con il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli. Ora o uccidono me o uccidono Lima. Killer in motocicletta ammazzano Mondello, l'europarlamentare democristiano Salvo Lima, molto vicino a Giulio Andreotti. Il capo della polizia, Vincenzo Parisi, scrive in una nota riservata che, secondo una fonte confidenziale, sono state rivolte minacce di morte contro il signor Presidente del Consiglio, cioè Andreotti, e i ministri Vizzini e Mannino. Per marzo-luglio prevista campagna terroristica contro esponenti DC, PSI et PDS. Strategia comprendente anche episodi stragisti. Nascondere ai cittadini che siamo di fronte ad un tentativo di destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata è un errore gravissimo, dice il ministro dell'Interno Vincenzo Scotti davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Per il presidente Andreotti, però, l'allarme lanciato da Scotti è soltanto una patacca. Vito Ciancimino incontra Provenzano a Palermo. Il boss gli dice che Riina sta prendendo una piega che non mi piace. Gli hanno riempito la testa di minchiate. Qualcuno gli ha promesso, garantito qualcosa di grosso, veramente grosso. Ha intenzioni brutte. L'esponente democristiano Nicola Mancino racconta: a Montecitorio Mannino mi disse, adesso tocca a me. Mannino oggi smentisce.
ero più preoccupato per i magistrati. Il maresciallo Guazzelli, che aveva ricevuto le confidenze di Mannino, viene assassinato a colpi di mitra in un agguato mai del tutto chiarito. Cade il governo presieduto da Giulio Andreotti. Mannino incontra più volte in maniera informale il capo della polizia Vincenzo Parisi, il numero 3 del SISDE Bruno Contrada e il capo del ROS Antonio Subranni. Per i magistrati è l'input ad aprire contatti con Cosa Nostra e cercare di fermare gli assassini dei politici. In una lettera anonima del cosiddetto Corvo 2 si racconta di un fantomatico duplice incontro fra Totò Riina e lo stesso Mannino in una chiesa di San Giuseppe Jato. Secondo il pentito Giovanni Brusca è in questo periodo che il comando di morte di Cosa Nostra si muove per uccidere Mannino, sia a Sciacca, città natale del politico, che a Palermo. Il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta muoiono nella strage di Capaci. Salta l'elezione a Presidente della Repubblica di Andreotti. Al Quirinale viene eletto Oscar Luigi Scalfaro. Il ministro Scotti candida Paolo Borsellino a capo della super procura antimafia progettata da Falcone. Hanno messo l'osso davanti ai cani, dirà Borsellino al tenente Carmelo Canale. L'allora capitano del ROS, Giuseppe De Donno, incontra in aereo Massimo Ciancimino e gli chiede di incontrare in maniera informale il padre Vito. Comincia di fatto la trattativa. Don Vito parla della richiesta dei carabinieri con Bernardo Provenzano. Va bene, dice il boss, facciamo un tentativo. Prova a trattare, prova a proporti da mediatore tra Riina, Cinai e carabinieri e vediamo cosa succede. Il ministro della giustizia Martelli fa approvare un decreto che inasprisce il carcere per i boss mafiosi. I primi incontri tra De Donno e Don Vito che chiede coperture politiche. Agli incontri inizia a partecipare anche Mario Mori. Riina, informato dei contatti con il ROS, è euforico. Si sono fatti sotto, dice Brusca. I boss iniziano quindi a preparare il papello, una lista di richieste da presentare allo Stato. De Donno informa Liliana Ferraro, direttrice degli affari penali del Ministero della Giustizia, degli incontri con Ciancimino. La Ferraro racconta tutto a Martelli. Mori e De Donno incontrano in segreto Borsellino. I carabinieri diranno che in quegli incontri si parlò del rapporto mafia e appalti. La stessa sera Borsellino parla di un convegno. Io, in questo momento, oltre che magistrato, sono un testimone. Si insedia il nuovo governo presieduto da Giuliano Amato. Scotti viene sostituito al Viminale da Nicola Mancino. Pregai Scotti di rimanere agli interni, racconta oggi Mancino. Non mi disse nulla del genere, replica Scotti. Accreditandosi con Craxi, il democristiano Gargani cerca di sostituire Martelli alla giustizia, ma senza successo. All'aeroporto di Fiumicino la Ferraro informa Borsellino dei contatti tra i ROS e Don Vito. Ci penso io, dice Borsellino, per nulla sorpreso. Borsellino, piangendo, confida ai giovani magistrati Massimo Russo e Alessandra Camassa che un amico mi ha tradito. Borsellino è alla DIA di Roma per interrogare il pentito Gaspare Mutolo, quando con una telefonata viene convocato al Viminale, dove si sta insediando il neo ministro Mancino. Il giudice incontra Mancino, ma l'ex ministro negherà la circostanza per 20 anni. Al ritorno, dice Mutolo, Borsellino è nervosissimo e fuma 2 sigarette per volta. Nell'anticamera del ministro ha incontrato Bruno Contrada, numero 3 del SISDE e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il poliziotto gli ha fatto una battuta sul pentimento di Mutolo, che all'epoca era segreto. La sera dice alla moglie Agnese, ho respirato aria di morte. Il papello arriva nelle mani di Don Vito. Sono 12 richieste che Don Vito reputa irricevibili. Tra queste l'abolizione del 41 bis e la dissociazione. A Palermo viene denunciato il furto di una Fiat 126. Vito Ciancimino mostra il papello ai carabinieri che lo ritengono inaccettabile. La trattativa si interrompe bruscamente. Borsellino torna a casa e sta male, vomita, poi si sfoga con la moglie. Sto vedendo la mafia in diretta. Mi hanno detto che il generale Subranni è punciuto. Una Fiat 126 imbottita di tritolo esplode in via D'Amelio. Vengono uccisi il giudice Borsellino e 5 uomini della scorta. Riprendono i contatti tra Don Vito e i ROS, che chiedono di arrestare latitanti, primo tra tutti Riina. I ROS fanno avere a Don Vito carte topografiche di Palermo e tabulati telefonici.
Massimo Ciancimino consegna le carte topografiche di Palermo a Provenzano. La settimana dopo andrà a riprendere e vede che Provenzano ha fatto dei segni in alcune parti della città. Il Corriere della Sera pubblica un articolo intitolato «Rina è alle corde e Mancino giura, prenderemo il boss». Don Vito, che appena fatto richiesta del passaporto, viene arrestato. «Sono stato scavalcato», dirà il figlio. Viene arrestato a Novara Balduccio Di Maggio, l'autista di Totò Riina, che subito, davanti al generale dei carabinieri Francesco Delfino, promette di fornire le informazioni necessarie per catturare il capo dei capi. Delfino, già ufficiale del servizio segreto militare e protagonista di molti misteri italiani, sarà poi condannato per truffa aggravata in relazione al sequestro Soffiantini. A margine di una conferenza stampa, un giornalista si avvicina a Mancino, che a proposito della lotta alla mafia risponde sicuro: prendiamo Riina. Il capitano ultimo arresta Totò Riina a pochi metri dal suo covo, che per giorni e giorni non verrà perquisito, e quando accadrà sarà completamente vuoto. L'ho saputo da una telefonata del capo dello Stato, che si congratulava con me, e anche il presidente del Consiglio non ne sapeva niente, dirà dopo anni Mancino al presidente della Corte di Assise di Firenze. Il giurista Giovanni Conso subentra a Claudio Martelli come guardasigilli. A sceglierlo è personalmente il capo dello Stato, Scalfaro. Parte la reazione dei luogotenenti del capo dei capi. A Roma, in via Fauro, esplode un'autobomba proprio nello stesso istante in cui passa l'auto di Maurizio Costanzo. Nessun ferito, ma una coincidenza. A pochi metri è posteggiata la macchina di Lorenzo Narracci, lo 007, il cui numero di cellulare era stato ritrovato in un foglietto fra i rottami della strage di Capaci. Altra bomba, questa volta a Firenze, in via dei Georgofili. I morti sono 5, tra cui una bambina di 50 giorni. Cambiano i vertici della direzione amministrazione penitenziaria. Fuori Niccolò Amato, dentro il dottor Capriotti e il giudice Di Maggio. Quest'ultimo non ha i titoli e dovrà essere nominato prima consigliere di Stato. L'ho scelto perché andava in TV, dirà Conso. Viene costituita l'associazione politica Forza Italia. Ennesima bomba a Milano, in via Palestro. 5 le vittime. In una relazione della DIA si ipotizza l'esistenza di una trattativa in corso. È chiaro, scrivono gli analisti, che l'eventuale revoca anche solo parziale dei decreti che dispongono l'applicazione dell'articolo 41 bis potrebbe rappresentare il primo concreto cedimento dello Stato intimidito dalla stagione delle bombe. Vengono lasciati scadere 343 provvedimenti di 41 bis per altrettanti detenuti mafiosi. Presi quella decisione in assoluta solitudine, dirà il guardasigilli Conso. Arrestati a Milano i fratelli Graviano. Silvio Berlusconi vince a sorpresa le elezioni politiche. Dietro le quinte, secondo i pentiti, Marcello Dell'Utri ha già sancito un nuovo patto di convivenza con Cosa Nostra. L'infiltrato Luigi Ilardo incontra Bernardo Provenzano a mezzo Iuso. I Ross potrebbero arrestarlo perché Ilardo è confidente del colonnello Michele Riccio. Mori e Obinu, però, preferiscono osservare da lontano il luogo dell'incontro senza intervenire. Luigi Ilardo viene assassinato poco prima di diventare ufficialmente un collaboratore di giustizia. I senatori Cirami, Bruno Napoli, Nava e Tarolli propongono un disegno di legge per istituire la figura di pentito dissociato. Basta dissociarsi da Cosa Nostra senza accusare nessuno e si avranno sconti di pena. Cosa Nostra è considerata sconfitta, ma in realtà con la gestione di Provenzano si è semplicemente inabissata. Dottor Riina parla in aula. Perché non si deve sentire il figlio di Ciancimino che era in contatto con il colonnello dei carabinieri e l'allievo di quelli che mi hanno arrestato? Perché 5-6 giorni prima l'onorevole Mancino ci dice Riina in questi giorni viene arrestato? Ma a Mancino chi ce lo disse 5 giorni prima che io venivo arrestato?
Provenzano viene arrestato in una masseria nei dintorni di Corleone. La sera prima il centro-sinistra ha vinto per un pelo le elezioni politiche. Massimo Ciancimino rilascia un'intervista esplosiva a Panorama. Poco dopo viene chiamato dalle procure di Caltanissetta e Palermo. Comincia l'indagine sulla trattativa. Si pente Gaspare Spatuzza, killer di fiducia dei Graviano. Si autoaccusa del furto e della preparazione della Fiat 126 al Tritolo che uccise Borsellino. Ciancimino Junior inizia a raccontare i particolari degli incontri tra il Ross e suo padre e a ruota lo seguono alcuni membri di spicco delle istituzioni, fino a quel momento rimasti muti. Nelle procure di Palermo e Caltanissetta iniziano a sfilare alcuni protagonisti principali del 1992-93. Martelli, Conso, Ferraro, Violante, Scalfaro, Ciampi, Mancino, Niccolò Amato. La procura di Palermo arresta Massimo Ciancimino con l'accusa di calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro. Preoccupato di finire inquisito nell'inchiesta palermitana, Mancino inizia a sentire continuamente al telefono Loris D'Ambrosio, consulente giuridico di Napolitano. È il romanzo Quirinale che si muove nelle segrete stanze del potere per salvare gli elementi delle istituzioni che avallarono la trattativa con Cosa Nostra. La giornalista del Fatto, Sandra Amurri, ascolta per caso un dialogo tra Mannino e Gargani. A Palermo hanno capito tutto, stavolta ci fottono. Quel cretino di Ciancimino ha detto tante cazzate, ma su di noi ci ha azzeccato, dice Mannino. La procura di Caltanissetta archivia le posizioni dei politici, ma mette nero su bianco pesanti giudizi sui comportamenti di questi ultimi. Il procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, chiede le carte dell'inchiesta di Caltanissetta. Mancino lo chiamerà subito per complimentarsi. Si chiude anche l'indagine di Palermo sulla trattativa. 12 indagati, tra questi Dell'Utri, Mannino, Mori e De Donno. E poi Mancino, accusato di falsa testimonianza, Conso, Gargani e Capriotti, accusati di false informazioni al PM.